Oh. Non li ho più arrestati i tre mariti quel giorno. Le donne me lo hanno impedito. Hanno detto che preferivano lasciarli lì e non vederli più. Certo, avrei voluto comunque fare il mio dovere, ma Billy mi ha detto che non l'avrei più rivista se li avessi arrestati. E così mi sono convinto. Come avrei potuto rinunciare a lei? Mm? Sì, ci siamo sposati e viviamo a Roma. Amedeo adesso non viaggia, sta sempre con me. Chi va in giro è camarota. Siamo venuti a Buenos Aires per passare il Capodanno. E perché voglio che lui nasca qui. Voglio stare con Bianca e Beatrice quando verrà il momento. Loro ormai sono la mia famiglia. E quando stiamo lontane per troppo tempo mi mancano da morire. Ah, no, non sto con Ramon. Ma vengo spesso alla confitteria per ballare il tango con lui. Qualche volta facciamo pure l'amore, ma siamo solo amici. Io per adesso non sto con nessuno. Ho paura della dipendenza, che si sa, è come l'herpes. È sempre lì, in agguato. Ah, dimenticavo! Io e Beatrice adesso viviamo qui. Abbiamo aperto un ristorante. Si chiama Le Tre Mogli. Lei è bravissima con i clienti e io non cucino. Ho imparato a leggere le carte, predico il futuro. E ci azzecco sempre. Veramente non so come ci riesco. Grazie. È vero che ci azzecca. Anzi, dice che stasera potrebbe succedere qualcosa di strano. Staremo a vedere. Io mi diverto molto qui. Il nostro ristorante è diventato di moda e sta andando benissimo. Mica come quello dei nostri mariti. Ah, non vi ho detto di loro. Ci stanno ancora cercando. Ci mandano lettere, email. Ci chiedono sempre di raggiungere in Argentina. Non lo sanno che siamo qui a Buenos Aires già da 6 mesi. Chissà, forse un giorno li vedremo entrare nel nostro ristorante. Le Tre Mogli. Sembra una bella festa, eh? Oh, speriamo che sia meglio di quel mortorio di prima. Stasera ci divertiamo, me lo sento. El perro es sucio.